posso dirlo anch'io. Hit the subscribe button and put your thumbs up. Che bello. Come va? Va. Qui sono giorni che piove. Piove e la minima sono 12 gradi, la massima 16, 17, no? Novità. Lasciamo perdere che qui è entrata l'acqua di nuovo, no? Cinese. Allora, il Made in China, sopra il Watts, Made in Russia, fanno proprio una parte spettacolo. Attenzione alla novità. Qui questo si muove di qua, qui invece no, però qua sì. Quindi si sarà dissaldato di là da qualche parte, insomma, fuck it. Ce n'è una nuova, no? E quindi lo dovrò fare sistemare. La marmitta vado lunedì e vado a vedere per cambiarla, la marmitta. D'altro canto, la macchina ha già i suoi chilometri, 3 anni di vita, vuoi mica che queste cose non succedano? Mannaggia i cani. E altre no news? Ma vai, ma che vuoi raccontare? Queste bastano. Il cassetto ancora mercoledì la porto. Mercoledì. E poi vediamo un po' i chilometri. Quanti sono? 40, 48? Non so, non vedo. 40, non si può fare così. Quanti sono? 48.000, insomma neanche 50.000 chilometri. Che carriera. E that's it. Non è che dici, prepari la macchina e dici parto, vado in Sardegna. No, qua andare con la Watts in Sardegna, con questa Watts in Sardegna è un terno all'orto. Però devo dire, quando sono andato in Puglia da qui, guidando tutto il tempo fino in Puglia, e andata e ritorno, passando anche, fermandomi a Napoli, devo dire che non ho avuto nessun problema. Però avevo anche meno chilometri, hai capito? Piano piano che aumentano i chilometri, aumentano anche i problemi. Non so se poi il Made in China sopra il Made in Russia, ma proprio guarda, vanno a pennello, ci pensi, il matrimonio proprio. Comunque vediamo. Si rischia, no? Anche perché ho comprato la tenda che gliela metto, tutto sta ad arrivare in Sardegna e poi si vedrà, insomma. E ecco, quando parte con la Watts è proprio da dire cazzo, speriamo che ce la faccia. Speriamo che ce la faccia. Non è che dici parti e vai. A volte capita magari qualche imprevisto, è vero, con qualsiasi auto, no? Però con una Watts è proprio da dire cazzo, speriamo che ci arrivi, no? Che non ti fermi proprio. Meno male che sull'oceano non devo guidare, cioè sul mare non devo guidare. Quindi diciamo che almeno quella me la salvo, non rimango.
fango in acqua. Però poi in Sardegna, fa che in Sardegna se succede è meglio non dire niente. Praticamente devo cambiare le candele e questa volta metto quelle iridio. Devo cambiare l'olio, devo fare l'ingrassaggio, devo cambiare l'olio al riduttore, insomma, e chiudere tutte le viti, perché la macchina ha tante vibrazioni e quindi queste cose sono proprio, se non hai un cazzo da fare, dedichi il tuo tempo all'auto, all'auto. Ma io non è che non abbia niente da fare, ho anche altre cose a cui pensare, non è che devo, devo fare questo, cioè queste sono tutte, come dire, extra data che tu devi inserire nel tuo piccolo computer cerebrale. E se i tuoi, e se la tua memoria, che è di 10 giga, è già piena, devi avere un memory disk on the side che ti ricordi tutto quanto, capito? Praticamente ci sono un sacco di piccole cose da fare. Adesso, ok, domani vado a vedere per la marmitta. Le gomme ho ancora quelle invernali sotto. Anche perché d'estate non è che l'ho usata molto, sto usando di più la Vespa, infatti sono con la Watts. Che carriera! No, nel senso che siccome adesso il tempo non è per il meglio, allora uso la Watts. E da un lato meno male, considerando il famoso detto non ci sono mali che vengono per nuocere, perché così vedo i problemi che vengono fuori, no? Che mi accorgo che ci sono e quindi mi sono dimenticato cosa fa che... e quindi ci sono un po' di lavori da fare, insomma. Gente che supera e guarda, no? Sono poi quelli che passano e ti fanno così. Io invece gli farei lascia perdere. No, insomma, tanti piccoli lavori da fare, cambiare le candele, speriamo che le guarnizioni tengano. Hai capito? Cioè, tu dimmi a che livello siamo. Tu vuoi andare in vacanza, ma devi prendere una serie di cose in considerazione. Tornando alle gomme, adesso ho ancora quelle invernali, non so se cambiarle oppure farmi tutta la stagione e farmi questi, quanti chilometri saranno, 5.000, 6.000 chilometri, 5.000 chilometri. Così che porto alla fine anche queste gomme, anche se devo dire queste sono davvero ottime. Avevo comprato quelle coi tacchetti, ma erano troppo pesanti, rumorose e non avevano lo stesso attrito come con queste. Anzi, quando andai a fare l'off-road con quelle ruote, con quelle gomme, le Globetrotter tacchettate, non mi sono... Insomma, non, già c'era il gear che non funzionava e le gomme non hanno fatto la loro parte, non ho potuto, ecco, sfruttarle. In ogni caso le ho ancora, però con queste devo dire che sono andato benissimo.
per l'inverno che c'è stato, ma non solo, anche per degli spunti sopra al fango, no? Che mi sono magari capitati, o sopra all'erba, cosa che magari con un altro paio di gomme che ho provato o che ho avuto non dovevo metterle ridotte. Hai capito? Insomma, devo cambiare le candele. Spero già mercoledì insieme al cassetto che il meccanico me le metta. Cos'altro? Nient'altro. Adesso devo fare l'ordine per i fanali LED da sostituire con questi qua, perché numero uno si stanno ossidando, no? Quelli, le lampade di posizione, insomma i fanali si stanno ossidando, number one. Numero due, che si è bruciata una lampadina di là, è entrata l'acqua, una di quelle di posizione è entrata l'acqua, e quindi adesso ordino delle luci. Questa volta le ordino, questa volta ordino le mie luci da Alibaba. Un prezzo senza senso, cosa ne so che loro non hanno le stesse luci, no, che vengono, che le ordinano anche loro e poi me le vendono, tutte le fanno in China, tutto è made in China. Il prossimo anno saranno le sospensioni da fare. Eliminare queste sospensioni che ho, che sono orribili, dure, proprio rigide, e mettere e aggiungere un foglio di balestra, capito? Perché adesso ce ne sono solamente due, molto miserabile la cosa, e quindi almeno tre. Ed è un lavoro da fare. Se non viene fuori altro.